Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura i numeri di questa emergenza nella nostra regione. Resta stabile l'aumento rispetto a ieri del numero di pazienti positivi che vanno ad aggiungersi agli altri malati di Covid-19 nella nostra regione. Oggi infatti si registrano 56 nuovi casi che fanno così salire il computo complessivo a 1.401. Nella giornata odierna però si sono registrati 13 nuovi decessi. Facciamo il punto con Jacopo Forcella. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 1.401 casi positivi al Covid-19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo. Rispetto a ieri, dunque, si registra un aumento di 56 nuovi casi. 335 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 39 in provincia dell'Aquila, 75 in provincia di Chieti, 133 in provincia di Pescara e 88 in provincia di Teramo, 73 in terapia intensiva. 15 in provincia dell'Aquila, 16 in provincia di Chieti, 31 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo, mentre gli altri 783 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 115 pazienti deceduti. I nuovi decessi, alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata oggi, riguardano un 88enne di San Salvo, un 86enne di Rocca San Giovanni, un 81enne di Castirenti, un 79enne di Castiglione Messerraimondo, un 76enne di Sant'Egidio alla Vibrata, un 89enne di Elice, un 75enne di Ortona, un 74enne di Penne, un 85enne di Loreto a Prutino, un 86enne, un 65enne di Pescara, un 86enne di Manoppello e una 95enne di Silvi. Spetterà in ogni caso all'Istituto Superiore di Sanità attribuire le morti al coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero essere già state affette da patologie pregresse. 85 sono i pazienti clinicamente guariti, che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici. 10 i guariti, che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 8.758 test, di cui 5.316 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso. Del totale dei casi positivi, 123 si riferiscono alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 280 alla ASL Lanciano Vastochieti, 622 alla ASL di Pescara e 376 alla ASL di Teramo. Dei 56 casi positivi al Covid-19 registrati oggi, 7 fanno riferimento alla ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 8 alla ASL Lanciano Vastochieti, 28 alla ASL di Pescara e 13 alla ASL di Teramo. Il dato riguarda la presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in un'ASL provinciale diversa. Inoltre, per ragioni cliniche, ci sono pazienti che sono stati trasferiti da un ospedale all'altro, anche in presidi di ASL differenti. In Abruzzo non c'è ancora un quadro che possa presagire un collasso del sistema sanitario. Con queste parole l'assessore alla sanità regionale Nicoletta Veria ha voluto rassicurare i cittadini sulla tenuta del sistema di sanità pubblica, garantendo che la capienza è di 276 posti letto ancora disponibili. L'assessore nell'intervista ha parlato anche dei nuovi contratti da stipulare con le cliniche private per fronteggiare l'emergenza e avere posti letto aggiuntivi. Sentiamo. Dalla ricognizione dei posti letto di questa mattina emerge che complessivamente che nella nostra regione, per fortuna io dico, non c'è ancora un quadro che possa presagire un collasso del sistema, perché è bene ricordare che in Abruzzo quasi 800 pazienti positivi si trovano in isolamento domiciliare e non sono ricoverati in ospedale. Quindi ad oggi complessivamente in tutte e quattro le ASL risultano disponibili 276 posti letto divisi tra rianimazione, malattie infettive, pneumologia e medicina. Prima dell'emergenza i posti letto di rianimazione erano 69 e ne abbiamo attivati 59 in più.
per le malattie infettive, ad esempio con isolamento semplice, ai 17 che erano della pre-emergenza se ne sono aggiunti 150 in più. Per le malattie infettive con isolamento a pressione negativa siamo passati dai 62 iniziali, ne abbiamo raggiunti altre 35. Di pneumologia ne erano 36 e oggi ne sono 65 in più, e per la medicina inizialmente erano 322, se ne sommano altri 189 che sono stati attivati proprio per l'emergenza. Quindi possiamo dire che tutto ciò, tutto quanto era previsto, è stato attivato. Ma noi abbiamo fatto lo scorso fine settimana diversi incontri con i titolari delle case di cure private, e durante i quali loro hanno dato la disponibilità a mettere in rete dei posti letto per i pazienti Covid, definendo un livello di intensità sia per la terapia intensiva che subintensiva. Tutto questo permetterà un incremento dei posti letto con una distribuzione omogenea su tutto il nostro territorio della regione, diviso proprio tra pubblico e privato. Quindi abbiamo condiviso con loro una bozza di contratto che adesso a breve sarà sottoscritta. Andiamo a Lanciano adesso, dove il sindaco Mario Pupillo fa il punto dei contagi. 29 casi positivi, 80 in quarantena domiciliare, sale a 3 il numero delle vittime. Lanciano, che come altri comuni, tutti i comuni della nostra regione, ha osservato a mezzogiorno il minuto di silenzio in ricordo delle vittime di questa emergenza coronavirus. Vediamo il servizio. Hanno una media di 58 anni i casi positivi di Lanciano, dove gli uomini sono quasi il doppio delle donne. Fa il punto della situazione in città il sindaco Mario Pupillo. 3 le vittime da Covid-19. Sono tutti uomini deceduti negli ultimi 10 giorni. Nicola Luciani, 86 anni, Antonio Velonà, 69 e Gabriele Granata, 82. Un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta per loro e per tutte le altre vittime dell'epidemia che in Abruzzo ha causato complessivamente al 31 marzo 115 decessi. Un minuto di raccoglimento che il presidente De Caro, presidente del Lanci, ha voluto invitare tutti i sindaci a voler osservare per ricordare e onorare i decessi che fino ad ora il Covid-19 ha determinato in Italia. È un momento di grande difficoltà, Lanciano ha avuto già 3 decessi, e tutto questo disegna ancora un'attività importante del virus che va combattuta con una grande determinazione da parte dei cittadini, rispettando le norme. Un ringraziamento ovviamente ai medici e agli infermieri che combattono in tutta Italia, ma io vorrei per vicinanza ovviamente ringraziare in particolare medici, infermieri e tutti gli operatori della sanità dell'ospedale Renzetti. Oggi ha riaperto anche il reparto di ortopedia, mentre sta per essere sanificato il reparto di medicina. Le notizie che arrivano di colleghi che sono stati colpiti sono buone, ci incoraggiano, sono in via di guarigione e questo per noi è una bellissima notizia. Proseguono intanto i controlli in città, la polizia municipale ne segue una cinquantina al giorno. Finora, dice Pupillo, non sono state elevate sanzioni, ma le verifiche sono ancora in corso. Voglio dire ai cittadini lancianesi di rispettare le norme. Abbiamo avuto anche qualche manifestazione così di nervosismo da parte di qualche cittadino, per la verità pochissimi, nei confronti dei controlli dei nostri vigili, della nostra polizia municipale. Cercate di corrispondere alle richieste, questo viene fatto esclusivamente a beneficio della comunità. Tutto quello che viene fatto in questa città, in tutte le città d'Italia, è per il bene dei nostri cittadini, per diminuire il contagio. I primi segnali positivi ci sono, ma non bisogna assolutamente pensare di aver superato questa crisi, anche perché nelle nostre regioni del sud e del centro questa ondata di pandemia arriva con un po' di ritardo. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. A Nereto è arrivata
la comunicazione ai familiari attorno alle 20 dall'Inghilterra. Luca Di Nicola, il giovane cuoco originario della città del Teramano, è morto per effetto del contagio da Covid-19. Questo l'esito del tampone effettuato sul ragazzo deceduto la scorsa settimana in ospedale a Londra dopo essere stato curato per una semplice influenza. Dunque ciò che si sospettava è stato confermato dai medici del Regno Unito, e questo accresce la rabbia dei familiari per una vicenda che, se intuita in tempo, probabilmente avrebbe potuto dare ben altro esito. Il tampone è arrivato a poche ore di distanza da una lettera che il sindaco di Nereto, Daniele Laurenzi, aveva inviato al ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio per chiedere alla Farnesina di fare chiarezza sulla vicenda e sostenere anche la madre di Luca Di Nicola e il compagno, che avvertono a Londra gli stessi sintomi del contagio. Scritto a Di Maio perché accerti le cause della morte di Luca Di Nicola, dice il sindaco di Nereto nella sua lettera, e che si assicuri delle condizioni della madre con gli stessi sintomi. Una cosa è certa, continua il primo cittadino, se Luca fosse stato in Italia si sarebbe salvato perché l'avremmo curato, e con questo si vede la differenza tra il nostro sistema sanitario e quello inglese. Queste le dichiarazioni di Daniele Laurenzi, sindaco di Nereto. Proseguiamo parlando, tornando sulla vicenda Rigopiano. Da inizio mese di marzo, causa coronavirus, anche la giustizia, lo sapete, è ferma, praticamente quasi al completo. Così il processo Rigopiano ha visto la sua udienza in programma lo scorso 27 di marzo rinviata. Con Francesco D'Angelo, fratello di Gabriele, cameriere, scomparso nella tragedia dell'hotel Rigopiano, abbiamo fatto il punto della situazione sullo stop dei magistrati. D'Angelo ha poi voluto mandare un messaggio di speranza a quelle famiglie che hanno perso un caro a causa del coronavirus sul posto di lavoro, e per i quali lo Stato dice possa riconoscere quantomeno la morte sul lavoro, cosa che è stata negata alle famiglie di Rigopiano. Il servizio è di Stefano Recanati. Dopo sei rinvii, l'ultimo il 27 marzo scorso, e con l'emergenza coronavirus sul territorio nazionale, non sembra esserci pace per le famiglie delle 29 vittime di Rigopiano, che hanno visto rimandato l'ennesimo appuntamento con l'avvio del processo. C'è stanchezza sui volti dei familiari delle vittime, la stessa stanchezza vista tante volte all'uscita dalle aule dei tribunali nelle sei udienze precedenti. Ma gli stessi sanno che questo è un momento delicato per l'intera nazione, e così a tendere loro la mano c'è quantomeno lo stop per quanto riguarda i tempi della prescrizione. Tanto i termini della prescrizione non diminuiscono, quindi sono stoppati, quindi al momento nessuna paura, però abbiamo fame di giustizia. D'Angelo poi torna sulla questione archiviazione dei carabinieri forestali e sulle nuove indagini sull'ex capo della squadra mobile Muriana, per cui nei giorni antecedenti lo stop alle aule dei tribunali fu aperto un fascicolo dalla procura di Pescara. Noi crediamo nel lavoro che hanno fatto gli inquirenti, non abbiamo mai abbassato la guardia, c'è chi ha letto tutta la documentazione tra noi familiari, quindi anche i nostri legali ci hanno assicurato che il lavoro è stato svolto bene. L'unico punto di domanda è adesso è l'ispettore Muriana. Questo dipenderà tutto dai procuratori, dal procuratore dell'esercito e dal vice procuratore Papalia. Come io e come tanti altri familiari stiamo qui ad aspettare queste ennesime carte da leggere e da prendere. Io spero che appena riniziamo ci saranno delle date già prefissate per questa udienza, e vogliamo che la cosa, che questa udienza sia delle udienze veloci, perché a noi familiari ci distrugge dentro. Vogliamo la verità e vogliamo la giustizia. Ecco, secondo i vostri avvocati, quali saranno i tempi più o meno certi per quando si potrà tornare in tribunale? Sicuramente non immediatamente, però non so, facciamo un'ipotesi, 2-3 mesi, 4 mesi? Io al momento al riguardo di questo non ho parlato col mio legale, ma io
penso per settembre. In chiusura, il fratello del cameriere scomparso Arrigo Piano manda un messaggio di speranza ai familiari delle vittime sul lavoro causate da coronavirus. In questo momento tutte le morti sul lavoro il coronavirus, che ha procurato il coronavirus, medici, infermieri, OSS e tutti gli altri dipendenti della pubblica sanità, forse l'ordine e tutto, spero che gli verranno riconosciute la morte sul lavoro, che è quella cosa che non è stata riconosciuta a mio fratello Arrigo Piano. Adesso andiamo al comune di Cerchio, abbiamo in collegamento il sindaco Gianfranco Tedeschi, che ringrazio per essere con noi in collegamento in diretta proprio da Cerchio, perché la notizia è quella della sospensione dei test rapidi di cui si è tanto parlato nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, test rapidi per il Covid-19. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, grazie dell'opportunità. Insomma, sindaco, è arrivata una diffida da parte della Regione Abruzzo, se non abbiamo capito male. Certo, oggi alle 13 alla PEC del Comune di Cerchio è arrivata una diffida basata da parte del Dipartimento Sanità, Giunta Regionale d'Abruzzo, Ufficio Prevenzione e Tutela Sanitaria, basata su praticamente su quanto hanno appreso informalmente, scrive testualmente, dagli organi di stampa. Insomma, un ente, un'istituzione riceve da un'altra istituzione una diffida perché si apprendono notizie dagli organi di stampa, una diffida diretta a sospendere ogni attività relativa all'avviamento in tal senso dei test che stavamo proponendo alla nostra popolazione. Io, se posso, nel merito vorrei dire che le attività che stiamo facendo sono attività di fatto di protezione civile nell'ambito delle competenze dei sindaci sul territorio, non sostituiscono assolutamente, non intendono sostituire quelle dell'autorità sanitaria, ma era certamente un modo per poter monitorare, controllare il nostro territorio facendo uno screening con questi test per le persone più a rischio. È un peccato averli al momento sospesi, perché io li sospendo perché ho rispetto delle istituzioni, perché tutte le istituzioni devono trovare un punto di incontro, non di scontro, per cui mi aspetto nei prossimi giorni una interlocuzione con il Dipartimento Sanità per chiarire le posizioni. È un test volontario, quindi lo fa il cittadino volontariamente, è su test che si trovano in libera vendita, sono test omologati dalla CE e sono depositati presso il Ministero della Salute. Per cui non comprendo sinceramente come si possa limitare questo tipo di attività. Ecco sindaco, l'obiezione della regione è che questi test producano dei risultati falsati che possono essere, secondo quello che dice anche l'assessore alla sanità Averie, non solo, questi test possono essere anche controproducenti. Ma certamente sono innocui, perché nel momento in cui ci danno dei risultati di presenza quindi di sintomatici, noi possiamo dire all'autorità sanitaria fate il vostro controllo, cioè possono solo collaborare, sono paralleli e preventivi a quello che è il tampone oggettivamente, ed è quello che sta facendo la regione Campania, quello che sta facendo la regione Basilicata, quello che ha fatto con risultati direi pure importanti, eccezionali, la regione Veneto. Praticamente ci sono delle attività che, se oggi guardiamo gli organi di stampa, guardiamo le riviste sanitarie, sono parallele. Certamente il tampone resta un'attività sanitaria, la nostra non è un'attività sanitaria, è un'attività di controllo e monitoraggio del territorio, è una cosa diversa. Io spero di poter trovare un punto di incontro con il Dipartimento Sanità. In ogni caso ho riscontrato la nota, riservandomi pure altri tipi di azioni. Io mi auguro che questo è un periodo dove dobbiamo trovare collaborazione, ognuno di noi possa trovare un punto di certezza nelle attività che sta svolgendo, noi a livello locale, il Dipartimento Sanità a livello sanitario.
Ecco, Sindaco, Cerchio era l'unico comune al momento ad effettuare questa specie di screening, o ce n'erano altri nella no, sua ce zona? Ce ne sono già altri, Aielli stava facendo la stessa cosa, noi li abbiamo già iniziati, il comune di Prezza pure la stessa cosa. Io ho ricevuto, guardate, centinaia di chiamate dalla provincia di Teramo, dalla provincia di Chieti, dalla provincia di Pescara, di colleghi sindaci che si gettano al senso. Però ripeto, screening, test, richiesta volontaria, test con certificazione CE e depositata al Ministero della Sanità. Quindi al di là del sindaco, ogni cittadino potrebbe farlo in autonomia. Quindi non si comprende perché oggi il Dipartimento Sanità dice che non è possibile che sono dannosi. Qualora fossero dannosi, io mi auguro che il Dipartimento Sanità fermi i test in tutta Italia e provveda a fare il proprio dovere, che è quello della tutela della salute, perché a quel punto se sono dannosi non devono essere messi in circolazione. Grazie al sindaco di Cerchio Gianfranco Tedeschi per questo collegamento, le auguro una buona serata e un buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro a voi, grazie. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci spostiamo a Teramo, al Mazzini. Dopo la sanificazione hanno riaperto parzialmente i reparti di oncologia e di medicina. Pronta la nuova rianimazione nell'ex hospice con 12 letti di terapia intensiva. Anche l'ospedale di Giulianova sta lavorando per adeguare un intero padiglione da destinare ai malati di coronavirus e per potenziare la rianimazione. Tania Bonnici Castelli. L'ASL di Teramo fa il punto sugli interventi straordinari negli ospedali teramani che si stanno realizzando in questi giorni, anzi in queste ore. Ricordiamo che al Mazzini, nei reparti di oncologia e medicina, sono stati riscontrati 14 malati positivi al Covid-19 e che hanno poi contagiato parte del personale. L'azienda sanitaria teramana ha subito provveduto a trasferire i degenti positivi all'ospedale di Atri e ha già concluso una sanificazione dei locali, permettendo la riapertura di una corsia di oncologia e una di medicina. Altro obiettivo raggiunto all'ospedale di Teramo è il completamento della rianimazione Covid, situata nel terzo lotto dove prima c'era l'hospice. È stato appena eseguito il collaudo delle apparecchiature medicali e tutto è pronto per ospitare fino a 12 malati in terapia intensiva. Si lavora anche sull'ospedale di Giulianova per quanto riguarda la creazione di percorsi dedicati ai malati positivi, mentre si sta adeguando un padiglione esclusivamente per degenti affetti da coronavirus. Anche Giulianova dispone di una rianimazione con 6 letti. Il problema sarà quello di renderla operativa 24 ore su 24, potenziando il personale medico. Il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, annuncia anche l'attivazione di 4 USCA, unità speciali di continuità assistenziale, che a giorni, con modalità progressiva, saranno operative per gestire i pazienti positivi al coronavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero. Se ne prevedono subito 3, a Teramo, a Tortoreto e a Bisenti. Difficoltà persistono invece nell'affrontare l'altra emergenza nazionale, quella dei dispositivi di protezione individuale per tutti gli operatori sanitari e per i pazienti. La cardiologia UTIC dell'ospedale di Chieti ha attivato un'unità coronarica Covid con 6 posti letto riservati alla gestione dei pazienti con cardiopatie acute che risultino sospetti o positivi al test per coronavirus. L'UTIC dedica ai pazienti Covid, si legge in una nota dell'ASL Lanciano-Vastochieti, realizzata secondo i criteri di sicurezza che mettono al riparo tutti gli altri pazienti da possibili rischi di contagio. Si tratta di un'area separata e distinta da tutto il resto che garantisce a tutti i ricoverati assistenza adeguata qualunque sia la patologia. Una rassicurazione necessaria per i cardiopatici che non dovranno sentirsi esposti al rischio di infezione. Sono pazienti con infarto, aritmie gravi, scompensi acuti, spiega il direttore dell'unità operativa Marcello Caputo. Pur dovendo essere gestiti come pazienti Covid, sono comunque di competenza cardiologica e non avendo la necessità di assistenza respiratoria, è bene che non vadano a gravare sul lavoro dei colleghi di pneumologia e di rianimazione.
Sono settimane di grande lavoro queste in piena emergenza coronavirus per i medici dell'unità operativa complessa del servizio igiene degli alimenti di origine animale che si occupa della tracciabilità e delle analisi sugli alimenti che poi finiscono nelle nostre case e soprattutto sulle nostre tavole. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Dottor Lodi, vogliamo spiegare qual è il vostro compito, il vostro lavoro importante e specifico in questo momento particolare di emergenza sanitaria per il coronavirus? Il nostro controllo è rivolto sia alla sanità animale ma anche alla sicurezza alimentare e quindi abbiamo visto che anche nelle situazioni che si sono venute a creare per questi passaggi di patogeni da animali all'uomo, quindi noi agiamo appunto con questi controlli per impedire che questi passaggi avvengano. E noi agiamo appunto nella prevenzione perché abbiamo una visione d'insieme abbastanza ampia di quello che riguarda la possibilità di trasferire questi patogeni dagli animali all'uomo e anche per quanto riguarda le contaminazioni ambientali. Noi qui quindi siamo servizi pubblici essenziali e garantiamo adesso la sicurezza alimentare anche in questo particolare periodo, perché comunque le attività di macellazione e anche i laboratori che lavorano soprattutto agli alimenti di origine animale sono comunque attivi, anche se hanno un'attività rallentata perché si devono mantenere distanze, igiene del personale, quindi ci sono anche queste cose che noi dobbiamo supervisionare. E quindi facciamo questi controlli, siamo attivi sul territorio e stiamo quindi garantendo le macellazioni per la fornitura, sono aperti, la grossa distribuzione è rimasta aperta e quindi c'è tutta la fornitura di carni che deve essere assicurata e quindi noi siamo sul territorio proprio per controllare, per garantire questo e garantire anche le emergenze che riguardano situazioni di rischio che si possono venire a creare, per cui siamo anche a disposizione delle forze di polizia eccetera quando dobbiamo fare dei controlli per evitare che vengano commessi anche dei reati in campo alimentare. Adesso siamo stati costretti a ridurre le frequenze perché per evitare appunto i movimenti, comunque il minimo viene sempre garantito e quello che ci ha indicato il Ministero che sono attività che sono cosiddette indifferibili, proprio che servono per garantire il welfare della popolazione, quindi questo siamo attivi sul territorio. Sono molte le imprese abruzzesi che hanno riconvertito la produzione per fabbricare mascherine. Ce ne parla il vicepresidente di Confindustria Chieti Pescara, Marco Belisario, il servizio di Giuseppe Dintino. Tantissime le aziende abruzzesi che hanno riconvertito la propria produzione per fabbricare dispositivi di protezione individuale. Confindustria ora coordina la riconversione per assicurarsi che i prodotti siano fatti a norma. In Confindustria Chieti Pescara abbiamo attivato una task force in tal senso, abbiamo coinvolto una serie di aziende perché sono convinto che insomma nel nostro chi più chi meno deve fare qualcosa, deve mettere di suo, seguendo delle regole ben precise, adeguandoci a quelle che sono le norme. Se andiamo a leggere quello che è il decreto Cura Italia, negli articoli 15 e 16 spiega benissimo che cosa bisogna fare. Per attivare questo processo bisogna fare una distinzione ben precisa tra mascherine chirurgiche e mascherine comuni, quindi per fare delle mascherine bisogna usare un materiale che assolutamente deve essere certificato, altrimenti diventano, come dire, non fanno il loro effetto. Qualche giorno fa è scesa in campo anche la mastodontica Fater, che ha iniziato a produrre mascherine, ma anche il settore della moda. Il problema però è reperire il materiale idoneo. La Fater in assoluto che ha la materia prima, che è il cosiddetto TNT, che è un tessuto comunque testato ed è assolutamente ideale per fare questo tipo di mascherine. Tutte le altre aziende che gravitano nel settore moda, ripeto ancora una volta, non sono in grado di fare le mascherine chirurgiche. Se parliamo di mascherine comuni, allora sì, però anche lì bisogna certificare
La materia prima va certificata. Noi abbiamo coinvolto Assolombarda, il Politecnico di Milano, per fare questo. Al tempo del coronavirus anche i funerali, ormai lo sapete, cambiano. Sospese le funzioni religiose, annullate le affissioni dei manifesti funebri per evitare assembramenti vietati per legge. Anche le agenzie funebri sono a corto di dispositivi di protezione individuale e chiedono maggiore tutela. Vediamo il servizio. Anche le agenzie funebri si adeguano ai cambiamenti dettati dai recenti decreti del governo. Vietati i funerali e rigide regole per la tumulazione di persone decedute positive al Covid-19. Anche le affissioni funebri sono sospese. Le agenzie si affidano al web. Il segretario regionale ANIFA Paolo Rullo. Noi approfittiamo di questo spazio anche per sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto le istituzioni sanitarie a tener conto del ruolo che l'onoranza funebre deve avere in questa emergenza sanitaria. Siccome tante altre attività, soprattutto quelle sanitarie, abbiamo difficoltà nel reperire i DP, i dispositivi di protezione individuale, come associazione abbiamo già fatto richiesta alla protezione civile in via ufficiale di poter accedere ai rifornimenti nel momento in cui, nei giorni speriamo più vicini possibili, in cui la protezione civile è in grado di gestire un materiale con quantità adeguate. È importante nel governo di questa emergenza, è importante perché le imprese funebri, oltre a dover tutelare la propria salute, ma devono tutelare anche la salute della collettività, dei cittadini, perché le imprese funebri devono continuare a lavorare, devono entrare nelle case delle famiglie, negli istituti, negli ospedali, quindi è importante, è fondamentale che siano dotate dei DP necessari. Inoltre noi auspichiamo anche un maggior coordinamento con le istituzioni sanitarie. L'impresa funebre deve essere messa al corrente immediatamente nei casi in cui c'è un'ipotesi oppure una infezione conclamata della persona deceduta, della salma. Perché? Perché in questi casi l'impresa funebre non può intervenire subito e le famiglie devono essere messe, deve essere informate che in questi casi, nei casi in cui c'è un'ipotesi di contagio o addirittura è stato già acclarato il contagio, l'impresa funebre può intervenire in un momento successivo, ovvero può intervenire dopo il periodo di osservazione, quando il medico necroscopo ha accertato la morte, e in quel caso l'impresa funebre si deve limitare ad avvolgere la salma in un telo intriso di disinfettante, deporlo nel feretro e immediatamente sigillare e portare al cimitero. Questa è una pratica necessaria a tutela della salute pubblica. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.